Riolfo, è stato uno dei protagonisti di questa partita, una partita che l'Atletico Rocca Massima, così come era lecito aspettarsi, ha vinto in maniera piuttosto clamorosa, 11-4, una gara che comunque vi ha visto sempre insomma al comando, e un campionato che a questo punto diciamo è sempre più vicino alla vittoria di questo campionato stesso. Sì, mancano ancora 4 partite, quindi ancora dobbiamo aspettare tutti i risultati possibili, perché comunque si gioca fino all'ultimo e noi ogni partita è come se fosse ogni finale, quindi cerchiamo di dare sempre il massimo, il mister ci chiede il massimo e noi diamo il massimo. Nella parte conclusiva della partita abbiamo visto sicuramente provare alcune situazioni, alcuni schemi di gioco, probabilmente potrebbero tornarvi utili proprio nel rush finale del campionato. Sì, sono tutti schemi comunque proviamo in allenamento e ogni allenamento è sempre particolare, perché cerchiamo di dare il massimo e cerchiamo di sfruttare ogni partita per fare qualsiasi schema, perché comunque serve cambiare e serve sempre concludere al massimo. Siamo con Maurizio Giammatteo, portiere dell'Atletico Rocca Massima, un portiere che davvero ci ha sorpreso per l'esperienza, per la reattività, insomma dobbiamo dire una prestazione sicuramente importante da parte tua. La tua squadra ha comunque giocato una partita sicuramente dignitosa e ha cercato fino all'ultimo di impensierire con i propri mezzi una squadra come l'Igos, che è già praticamente pronta per la C2. Sì, sicuramente noi è un gruppo che sta insieme da quest'anno, si stiamo amalgamando adesso e comunque stiamo cercando di fare belle cose. Certo, non è che possiamo, loro erano nettamente superiori e stiamo cercando noi di fare il meglio. Poi siamo stati fermi per il periodo di Pasqua e tutto quanto, e questa è la prima partita che facciamo dopo la sosta, e ci è capitato un avversario tosto, ma comunque guarda, io sono soddisfatto dei ragazzi per l'impegno che ci hanno messo, perciò va bene così. Ci aspettavamo comunque una sconfitta sicuri, però usciamo a testa alta, cioè io ho visto a momenti un bel gioco e comunque credo che questi ragazzi col passare del tempo andranno avanti.